Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Manca soltanto un mese a Natale, quindi anche oggi video dedicato a Natale e anche oggi andiamo a realizzare delle decorazioni utilizzando un kit già pronto che potete trovare sul sito di Everyday Deals. Se non avete già visto il video in cui vi parlo di questo sito, Everyday Deals è un sito in cui potete trovare un sacco di materiale dedicato alla pittura diamanti, ma non solo, perché trovate anche un sacco di cose dedicate alla pittura numeri, al punto croce e al ricamo. La cosa più bella di questo sito è che potete trovare kit per ogni esigenza, adatti a tutte le età e di diverso genere. Nel sito infatti non trovate soltanto dei quadri, ma anche un sacco di oggetti utili come scatoline, segnalibri, borsette, quaderni, ma anche kit già pronti di ogni tipo, che, dato che siamo sotto Natale, credo che possano essere anche un'ottima idea regalo da lasciare sotto l'albero per amici, parenti, bambini, ragazzi. Vanno bene davvero a tutti, ma soprattutto sono molto economici, quindi insomma potreste fare un bel regalo spendendo davvero poco. Io vi consiglio di andare a visitare il sito e se trovate qualcosa di interessante, potete anche utilizzare il codice sconto. Il codice sconto che a questa volta è davvero incredibile perché potete utilizzarlo su tutto il sito e su tutti i vostri acquisti. E come sempre vi lascio sia il link del sito che il link dei materiali che utilizziamo oggi, che il codice sconto con tutte le informazioni che vi servono giù nell'info box. Detto questo, direi che è il momento di iniziare a creare qualcosina di molto carino, dedicato appunto al nostro Natale. Il kit che andiamo ad utilizzare è questo, che come vi dicevo prima è un kit già pronto. Questo significa che non è necessario acquistare altro per poterlo realizzare. E all'interno di questo kit si trovano ovviamente tutti i diamanti di cui abbiamo bisogno per realizzare le nostre decorazioni. No. Adesso ti viene voglia di stare in braccio? Ma ogni video così dobbiamo fare? Ogni video così? Non puoi dormire, basta, come tutti i gattini? Allora, dicevamo, all'interno del kit trovate ovviamente anche la pennina con il gel per poter prendere più facilmente i diamantini. E ovviamente anche il vassoietto. In più, ovviamente, ci sono anche le decorazioni, che nel mio caso sono 5 e sono un Babbo Natale, un albero di Natale. Caduto il gatto, si è offeso adesso. Che nel mio caso sono un Babbo Natale, un albero di Natale, una renna, delle campane e una pila di pacchi da regalo. Questo ovviamente perché sono dedicati a Natale, ma ci sono kit anche con diversi soggetti e per diverse festività. Ma all'interno trovate anche le catenelle, ovviamente dello stesso numero delle decorazioni, e anche i gancetti per poterli appendere dove volete. E niente, con questo è tutto. Io direi subito di iniziare. Ho deciso di iniziare dall'albero di Natale. Ovviamente la decorazione ha una base adesiva che è rivestita in questo momento da un foglio trasparente protettivo. Iniziando la mia decorazione dal verde, vado a prendere il sacchettino che corrisponde al simbolo più, che è questo. Lo verso nel vassoietto. Lo vado ad agitare in modo che tutti i diamanti si ritrovino rivolti dalla parte giusta per poterli appunto prendere con la pennina. Vado a rimuovere adesso la plastica protettiva e uno alla volta vado a posizionare i diamanti sopra a tutti i simboli contrassegnati con il più. Adesso vado ad attaccare quelle con il simbolo meno, che è sempre un verde ma leggermente più scuro. Applico adesso le perline che
che servono per ricoprire il tronco. Utilizzo questo argento super luminoso, è davvero qualcosa di incredibile per la neve. Applico ora i diamantini che saranno poi le decorazioni dell'alberello. Queste sono più grandi rispetto a quelle che ho utilizzato fino ad ora. Molto bene, manca solo la punta. Ho completato la prima facciata, adesso lo giro e ovviamente vado a riempirlo anche dall'altro lato. Tiriamo via la pellicola e ricominciamo. Vado avanti veloce, ci vediamo quando l'ho completato. Ho completato tutte le decorazioni, adesso vado a passargli uno strato di colla vinilica diluita con un po' d'acqua. Questo non è un passaggio necessario, ma quando ci sono di mezzo i glitter e i brillantini, io lo faccio sempre. Riempio bene tutti gli spazi, anche i bordi, in modo da sigillare bene tutto e da proteggere anche la decorazione e farla durare più a lungo. Ok, adesso aspettiamo che si asciughi perfettamente la colla e poi ovviamente la passiamo anche dall'altro lato. Niente, con questo è tutto, il progettino è finito, come avete visto è stato davvero molto molto semplice, molto veloce, ma soprattutto sono davvero super super carini, super luminosi e davvero molto d'effetto. Penso che queste decorazioni siano utili non solo per decorare l'albero o le finestre, ma magari anche come tocco in più da dare al nostro pacco regalo. Fatemi sapere invece voi sotto nei commenti in che modo utilizzereste queste decorazioni e fatemi sapere se questi kit vi piacciono e vi interessano oppure no, così magari cerco anche di realizzare qualcosa che possa essere più nei vostri gusti. E niente, con questo è tutto. Ora tocca a voi, vi ricordo di lasciare un mi piace al video se vi è tornato utile, se vi piace, se vi ha dato qualche idea o qualche spunto in più. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina ed essere sempre aggiornati sulle nuove idee che vi propongo. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video e buon Natale!